Ed è... Vabbè, il titolo sta sempre. Tra l'altro è una canzone che ho scritto proprio in Spagna. E il titolo di questo pezzo è Mario, che è il nome di una persona che probabilmente non esiste, però io penso che un po' tutti qui in mezzo siamo un po' Mario, perché Mario è quella persona che si incazza quando gli altri si lamentano senza fare nulla. E niente, Mario è un ragazzo che si è laureato in architettura, però a 20 anni non ha trovato lavoro, e quindi si trova a fare a 40 anni a fare il benzinaio e a non sapere come mantenere la propria famiglia. Però ecco, la cosa, diciamo, che ci tengo a dire è che non è tanto una critica verso una società, verso un mondo che non gli ha dato un lavoro, però è più una critica verso quelle persone che si lamentano, ecco, senza fare nulla, e lui esorta la gente che lo ascolta a farsi, non so, farsi sentire. Lasciate che vi spieghi brevemente un po' chi sono io. Mi chiamo Mario, faccio il benzinaio, ho 40 anni e ancora credo in Dio. E non mi perdo, non mi confondo per le strade di una società che in fondo non mi ha mai accettato, mi ha sempre rifiutato ed alla fine mi ha pure derubato. Ma cosa pretendete che vi dica io? Mi chiamo Mario, 40 anni, ho 4 figli, una moglie ed un lavoro che non è esattamente il mio. A 20 anni mi hanno detto: no, 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 sei troppo giovane per fare l'architetto, e da 40 mi hanno detto sei già morto per tutte le occasioni che non hai colto. Però ho ancora un po' di voce, un po' di voce per dire quello che non mi va. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si concede da mattina a sera e gli basta il minimo, lurido salario indispensabile, senza contare che urlare è possibile. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si convince che la crisi non sia vera e si limita logora per richieste inutili, sperando che la vita prima o poi li liberi. Vai, lasciate che vi spieghi brevemente come la penso io. Mi chiamo Mario, faccio il benzinaio e nonostante tutto credo ancora in Dio. Ma la speranza io non l'ho persa, nonostante l'esperienza mi abbia detto abbastanza su quello che la gente dice, soprattutto su ciò di cui si sente ancora la mancanza. Ma cosa pretendete che vi dica io? Sono quel Mario che seppure laureato e pretendeva di cambiare il mondo con l'aiuto del buon Dio. Ma la mia testa io non l'ho spenta, sperando di trovare prima o poi risposta a quello che la gente dice, soprattutto a quello a cui la gente ancora qui non pensa. Perché ho ancora un po' di voce, un po' di voce per dire quello che non mi va. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si concede da mattina a sera e gli basta il minimo, l'unico salario indispensabile, senza contare che urlare è possibile. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si convince che la crisi non sia vera e si limita logora le richieste inutili, sperando che la vita prima o poi li liberi. E la TV ci dice che siamo tutti un po' malati, e la TV ci convince che siamo anche un po' spacciati. Medicine, convenzioni, pensioni e religioni, tutti schiavi dello spread e delle informazioni. No, 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 lasciami stare, lascia dire e poi pensare. La promessa di un eletto vale meno di una casa senza tetto. E sì, mi chiamo Mario e farò pure il benzinaio, ma voce a sufficienza per dire quello che mi passa nella testa. Grazie.